Ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Magic 2015. Io sono Mazzetes. Partiamo con Sliverhide. Sto utilizzando sempre il mio mazzo bianco-verde per vedere. La mappa è indecifrabile. Continui a esplorare Chandra arrivando attraverso una strana razza di creature che si evolvono rapidamente. Da sole sono un pericolo poco significativo, insomma. Ma quando ne chiamano di più, di esse diventano sempre più forti. Ok. Allora. No, non mi ispira. No. Ripartiamo. Fai. Allora. Sliver. Naggia, ha la reattività di un bradipo sto gioco. Devi cliccare e aspettare tipo 20.000 anni. Sì. Sì. Io andrei di foresta così gioco lo Spire Tracer. Questo non è male, questo Benslayer Angel. E non costa neanche tanto. Un mazzo rosso, non mi piace questo. Timberland Guide. Sì, così do un più uno allo Spire Tracer e inizio a infliggere due danni. Perché se è rosso tenderà a fare un fracco di danni e rapidamente. Quindi devo cercare di essere rapido nell'infliggergli a mia volta e giocare rapidamente questo Baneslayer Angel in modo da portarmi avanti, insomma. Ah, è un bianco rosso. Mix interessante. Credo fosse un verde. Sentinel Sliver. Sliver creatures you control have vigilance. Ok. Allora, un'altra pianura. Quello è 3, 2, quindi 5. Ho bisogno ancora di altra roba. Io attaccherei con questo, tanto non me lo può fermare. Poi questo è anche Lifelink che mi sarà molto importante. No, cosa ho giocato? Scusa un attimo. Ah, hanno first strike. Questo non mi piace. Hanno first strike. Se le aiuta tutte a vicenda, in pratica. Sì, non mi conviene. Perché la blocco, ma. Fintanto che non ha lifelink, non è troppo grave. Se riesco a giocare questo in fretta, ho bisogno di carte di terre. Ok. Vai con questa e. Ant the Weak. Eh no, perché ha comunque un first strike. Mi muoio. A meno che non uso. No, sì. Sì, questo. Su quello. Sì, certo. Certo. Così almeno non hanno più first strike e mi risolve un buon problema. Un buonissimo problema, anzi.
Sperando che non ne giochi un'altra che è uguale a quella. No. Ah, mi attacchi con quello. Sono indeciso se uccidertelo sacrificando il Jade Mage oppure... No. Skippiamo. Il gioco non vale la candela. Ah, le Sliver Creatures hanno più uno più uno. Eh sì, sono tutte creature così, eh. Si autosupportano. 5, posso giocare Baneslayer Angel. Ok. Ora è tutta un'altra storia. Non ha neanche più First Strike, quindi questo posso usarlo per difendersi per caso mi dovesse attaccare con uno di quelli. Infatti non attacca. Aumenta ancora di uno la difesa delle Sliver Creatures. Però se tutto va bene... 8, 2, 10, no, non possiamo ancora concludere. Però io andrei così. No, questo lo tengo se per caso dovesse attaccare. Ok, allora, quale gli blocco che può essere più... Questo è? Più 0 più 1 è quella meno preoccupante. Più 1 più 1. Vigilance. Tolgo quella con più 1 più 1. Che è questa. Blocca. E degli altri non mi preoccupo particolarmente. Toglie l'effetto, perfetto. Così mi tolgono solo 4 danni. Ho fatto bene a non attaccare anche con quello. Certo. Ah, Angelic Edict. Alien Exilio 1. Ma non ha alcun senso. Infatti usiamo questa e chiudiamo la partita. 5-3-8-2-10. 5-3-8-2-10. Slivers, mi spiace, ma la vittoria va a noi. Per 22-0, Mazzetes wins, nel senso terza persona singolare. Direi che a questo punto possiamo anche provare a fare la... Battaglia successiva, visto che avanza del tempo. Qua ormai ci stiamo avvicinando al... alla fine del penultimo. Questo non mi piace, quel tipo là dietro. Allora, Riku of Two Reflections, a master of mirror magic, challenges you to face yourself in combat. If you are victorious, he will tell you where to find the Onake Catacomb. Onake Catacomb. Insomma, ci sfida a duello questo Riku of Two Reflections. Maestro della magia a specchio. Dice che se lo sconfiggiamo ci dirà dove è la catacomba di Onake. Quella dove dovevamo andare, che c'è giace, che ci aveva mandato. Sì. Ok, lui gioca un Guild Gate. Fine del turno. Allora, io giocherei una pianura, così gioco il Trained Caracal. Non combatto, niente. Ok, fine.
Drone Missionary, ok. Quindi altre 4 vite per lui. Ed è un 2-1. Questo non sarà tanto interessante, ma io giocherei una carta pianura. Foresta, cioè. E skippo. Così se per caso dovesse attaccare posso sacrificare il mio Trained Caracal per uccidere il suo Lone Missionary. Non ha first strike. Boh, GG. Ho preso un punto. Attaccandomi hai dato un punto e hai perso una carta. Ma gioco un altro Lone Missionary. Alla faccia! Allora metterei questo e giocherei Advocate of the Beast. Così poi gioco Primal Hunt Beast. E prende ogni turno un più uno più uno. Ok, non attacca. Bravo bimbo. Wandering Wolf. Ah, ma un mazzo come il mio in pratica. Infatti anche a me è venuto un Wandering Wolf. Plains, gioco un Primal Hunt Beast. No, non attacco. Così ritengo più che altro per difesa. A meno che il Primal Hunt Beast non diventi così tosto da poter attaccare senza problemi. Anche lui c'ha un Primal Hunt Beast, non mi piace. Però io ho puntato più sul volare, adesso vediamo come. Potrei fare un Hunt of the Week per tirare giù il Primal Hunt Beast. Il che non serve male. Lui dice Wandering Wolf. Ma non mi. Perché dovrei usare Wandering Wolf? Però effettivamente questa potrei usarla per più tardi, eh. Ah, posso giocare questa e quell'altra, in effetti. Sì, meglio così. Raise the alarm! Skippa! Chissà se c'era anche lui Advocate of the Beast. Potrebbe essere complesso se anche lui avesse Advocate of the Beast. Hunt of the Week. Oddio. Mi ha fregato Advocate of the Beast. È brutto ogni tanto, trovarsi qualcuno che ha una strategia simile alla tua per giocare. Hunt the Week. Perché ha preso un segnalino? Ah, perché ha usato quello. Quasi quasi glielo tiro giù. Ah no, è vero. Non posso. È hexproof. Non posso tirarlo giù. No, non attacco. Non ne vale la pena sprecare gli altri due per questi, valgono poco alla fin fine. Main, non ha attaccato. No, anche lui Seraph of Emesis. Oddio, io non ho carte con volare adesso. Ok, ce l'ho. Però lui ha un 4-4, io ho un 3-2. Avrei dovuto esiliargli quello. Perché noi che lo utilizziamo sappiamo come può essere il Seraph of Emesis. Oddio ragazzi, ho capito! Che stupido che sono!
Lui ha il mazzo identico al mio. Per quello Cruel of Reflection. Lui ha il mazzo come il mio. Attacca col grifone fin tanto che puoi, perché lui poi dopo avrà anche gli altri volanti come i miei. Questo va a fortuna, non posso vincerla per abilità, scusa, se è il mio stesso mazzo. Eccolo, l'Advocate of the Beast! Cribbio. Io tirerei giù l'Advocate of the Beast. 3-2. Sì. E poi la Primal Hunt Beast la faccio con volare. E attacco con... Questo cos'è che ha? Hexproof. No, non voglio... Scusa, eh. Attacco con questo. L'altra me la voglio tenere da parte per se per caso volesse attaccare. Perché in fondo non hai lifelink, vero? Ha solo volare. Mi esilia questa. Ah, gli ha esiliato il volare. Aegis Angel. Perfetto. Si vai con quello. Fin tanto che non gli vengono carte con volare, siamo a posto. Ma quando poi dopo avrà qualcosa con volare, tipo adesso. No. Sì? Oddio, cosa mi tira giù? Ma porca miseria! Porca miseria, porca miseria! Porca miseria, porca miseria, porca miseria. Qua ci sarà da piangere in cirillico. Kaiser, Kaiser, Kaiser. Quello non mi preoccupa, ma il problema è che se non ho carte con volare, Seraph of Messis o l'altro mi serve. Un'altra carta così a muzzo. Se non ho la... Se non ho... La tizia dei Saproling, come si chiamala? Jade Mage. Non faccio un cribbio adesso. Non faccio più niente. Eccolo. Ho perso. Ragazzi, ho perso, ho perso, ho perso, come faccio? Ah. E prendo 6 danni. No, scusa. Facciamo così. E prendo 6 danni.
Lone Missionary, ma non me ne faccio un cribbio di niente! Ma lo capisci che ho perso ora? Skippa. Se non mi viene un Kaiser di creatura tipo Seraph of Messis, o un qualcosa che gli esilia Aegis Angel, ho perso, clamorosamente perso. Dai. Qualche carta utile, please. Nimbus Wings. Più uno, più due a volare. Sì. Attacca con questa, non puoi bloccarmela. No, ragazzi, ho fatto la cavolata della mia vita. Adesso lui mi attacca con tutte e io ho perso. No, mi attacca solo con quella. Blocco, non blocco. Blocco, non blocco. Non blocco. Perché non mi ha attaccato con tutto? Avrei vinto. Cioè, avrebbe vinto. Sì! Sì. Mercoledì. Mercoledì, mercoledì, mercoledì. Beh, però se non altro ho sacrificato il Seraph of Messis per questo. Devo sacrificare questo ora. A trample? No, hexproof e basta. Perché non mi ha sconfitto prima? Perché non l'ha fatto? E ora vai. Hai perso, mio caro. Ma avresti potuto vincere. Mi avessi attaccato con tutto, io avrei perso. Grandioso, ragazzi, ce l'abbiamo fatta anche per questo episodio. Due vittorie. La seconda, solo per fortuna, per pura fortuna, perché era stato molto più bravo lui. Avrebbe vinto. Avrebbe vinto, io continuo a ripetere che sono un nabbo e lo sapete. Noi ci vediamo venerdì prossimo con il prossimo episodio di Magic 2015 con questa missione che sarà Onak Guardians. Quindi arriviamo alla catacomba di Onak. Io vi invito a lasciare un mi piace, a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Se volete mi potete trovare su Facebook, la pagina è in descrizione. Vi saluto. Buona giornata a tutti, ciao!